When you drive Casalini and you consegni un variatore, anche marmitta, cilindro e carburatore. Per arrivare qui ad Amalfi in questa quinta puntata del Malossi Delivery 2 ho praticamente cotto la frizione del mio motorino, però guardate che spettacolo. Direzione Basilicata, andiamo ad elaborare un booster, a giudicare da quello che ho trovato qua dentro. Prima fatemi mangiare una buona pizza. Sa ben farcita, pomodoro caldo sulle dita. Carburatore, marmitta e frizione, ma anche un variatore, carburatore, e l'ho già detto, cosa ci metto in questa rima, guido e sto zitto come prima. Davidino! Uè, buongiorno! Come andiamo? Venuto a far casino anche da queste parti. Ah sì, eh? Mai cose silenziose. Come mai questa pizza? Ah, devo ancora finire di mangiare. Ah. Facciamo dopo, prima pensiamo al tuo motorino. Va bene, va bene. Hai il booster, giusto? Sì, il booster, là. Guarda qua cosa ti ho portato. Quando ho letto sull'etichetta potenza, ho detto, è il posto giusto. Potenza di Malos. Sì, tutto qua. Grazie. Grazie. Andiamo, andiamo. Sono 177 euro più spedizione. Guarda che bello sto booster agricolo. Sì, agricolissimo. Cosa monta? Questo. Non c'è niente. Lo vedo, lo vedo. Le carene anche quelle non le hai? No, sì, le tengo, però... Dai, più bello. Qui cos'hai combinato? La leggeria. È una bella caduta. E di qua tre belle cadute. Poi la vaschetta qua del liquido? Spanato. Mi sa che devo insegnarti che cos'è il cacciavite percussione per cavare via questo. Sì. Il garage invece... Ah, sei ordinato però. Sì. Mi sa che non andiamo tanto d'accordo io te. E il motore ce l'hai? Dietro di te. Ah, l'hai già smontato? Sì, sì. Cioè, dai già per scontato che ti porto il cilindro? Hai visto il delivery l'anno scorso? Invece non ti ho portato un bel fico secco. No, non è vero. Cilindro adesso glielo mettiamo. L'albero è nuovo, non c'è neanche gioco. Poi, ecco, così di qua apriamo tutto. La ventola che... cosa ha preso qua? È una bella boccia. Quando smonti. Quando? Quando smonti, fai. Ti devo insegnare qualche tecnica che ho imparato anch'io l'altro ieri prima di fare questi video. No, dai, mettiamoci al lavoro. Dov'è il banco? Ah, andiamo. Ma l'hai riempito di acqua? Questo è il momento in cui ogni partecipante del delivery mi deve far vedere come apre un pacco. Come lo apriamo qui? Chiamo una forbice. No, è troppo banale. No, prendi qualcosa di più... No, qualcosa di più... Qualcosa di più... Di più... Questo. Di più. Gabriel Dream. No, va bene quello, dai. Squartalo. Ecco, e se dentro c'erano 1000 adesivi li avresti già tutti tagliati. Cosa ci sarà in questo pacco? Lo scopriremo. Lo scopriremo. Un mattone. E quando roba mi hai portato? Allora, cinghia. Cinghia. Molla. Molla. Cilindro. Pezzo di ferro tondo. Che cos'è? È il ventolino del multivar. Okay. Multivar. Pezzo di gomma bucato con 5 buchi. Va bene. Mollette. Per fare una festa, vedi che sono tutte colorate. Pacco lamellare. Ah, sta roba qua è nuova, mai vista io no. E una tuta d'officina. Ah, quindi ti vogliono vedere proprio lavorare. Meccanico, eh? Sì. Dai, diventa un supereroe. Davvero. A posto. Ma adesso... Adesso chissà quando le femmine arrivano. Sì, femmine, guarda che c'è ancora l'etichetta attaccata qua. A posto. Dai, lavoriamo. Ho fatto male. Peccato, dai. Abbondiamo, tanto la mano è mia.
Cavolo, ma in quanto hai girato a Vallelunga? No, qua era il Mugello. Dai. Andiamo a dormire oppure montiamo adesso la trasmissione? Ma montiamo adesso, poi il motorino lo proviamo domani mattina. Vabbè, adesso ci insultano i vicini, immagino, no? Eh sì. Da me funziona così. Sì. Dai, metti le mollette. Che mollette metto? Ah, dipende un po' come vuoi farlo sto motorino. Da velocità, da ripresa? È come da ripresa, voglio. Ok, allora ti spiego due tecniche di montaggio. Sai come funziona un variatore? No. Ok, allora il variatore possiamo considerarlo come un cambio automatico praticamente del nostro motorino, visto che non abbiamo le marce. Quindi quando tu senti il motorino che fa... quello lui intanto sta cambiando. Praticamente questo è il nostro variatore. Dentro ci sono i rulli, le massette, i tondi, ci sono mille nomi per chiamarli, che con la forza centrifuga vanno verso l'esterno, no? Come vedi qui c'è tanto spazio, quindi il nostro variatore è tutto aperto, possiamo dire. Mentre con la cinghia partiamo che la cinghia è un bel po' giù, no? Vedi, praticamente la cinghia è così. Parti che sei piccolo davanti e dietro grande, però dopo questo davanti diventa più largo, perché con la forza centrifuga sposta il variatore e il rapporto cambia. Dietro cosa fa? Diventa più piccolo e ti dà la velocità. Per fare una partenza giusta devi trovare una bilanciatura tra quando inizia ad andare avanti il motorino, che lo determinano le mollette, praticamente tu hai qualche secondo di che il motorino è fermo, proprio dopo fa e prende. Non ti far lusingare quando dici io monto le verdi, io le gialle, perché sì, ogni motorino, se Piaggio, Minarelli o altre marche, Malossi ha il suo codice e cambia tutti i colori. Quindi magari una bianca su Piaggio è più dura di una bianca di là. Quindi cerca di fare una cosa buona. Praticamente la molletta ti dice quando il motorino, tramite la campana, inizia ad andare avanti. Cioè magari il motorino rimane accelerato un pochettino, quindi fa bam 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 bam, però lui sta ancora fermo. Dopo un po' sceglie quando fare andare avanti la ruota. Poi mi raccomando, prima di rimontare tutto, diamo una pulita al nostro correttore di coppia con le piste, che sono quelle che tengono tutto centrato, ok? Però caro Merlo, io te lo dico, non è che tu compri un pacchetto di rulli e un pacchetto di mollette e ti trovi e trovi la quadra, eh? Devi provarne di prima di cose. Dai, tiriamolo giù dal cavalletto. Posto, il filo del gas è attaccato? Sì, tutto quanto. Dai. Frena poco. Vabbè. Però dai. Ci piace così. Tanto guidi te. Ah, è già chiaro. È già mattino. Ma dorme ancora qualcuno? Eh sì, mamma si potrebbe arrabbiare. Facciamola arrabbiare. Va bene. Ehi. Facciamoli solo un po' di rodaggio però. Sì, ma tagliamo il video, così non si vede. Ah, ok, va bene. Però cioè, lo facciamo ma non lo facciamo vedere. Va bene. Ok, dai, via. Davidino! No, non pensavo tenesse così tanto con le gomme da discarica. Meno male che non è un ciao a puntine, va? Se no si sarebbe già bagnato, saresti già a piedi. Meno male che ho stretto bene il carburatore. L'ho stretto io, infatti. Io me ne vado via. Di già? 9 giorni che siamo qui a fare le riprese dentro i fiumi. No, devo andare a fare altra puntata. Dove vai? Vado in Puglia. Cosa vai a elaborare lì? Una roba strana, piccola. Lì sarà una barca di lavoro. Dai, me ne vado che la strada è lunga. Va non bene. So neanche dove ho lasciato il motorino. Speriamo di rivederci presto. Allora. Lo spero anch'io, verrò in vacanza qui a trovarti. Va benissimo. Sì, ti voglio vedere però con le ruote nuove. Ho
e magari un po' di carene attaccate. Ciao Davide, fai bravo. Buona giornata, grazie. Grippa, non grippa. Grippa? No, non grippa, Davide. Alla fine in una notte siamo riusciti a creare quello che è un mostro di booster. Io sinceramente booster così arroganti e così impermeabili non ne avevo mai visti. Anche se aveva il filtro del 19 esterno di lato, direi che se l'è cavata molto molto bene dentro un fiume. Adesso destinazione Puglia, mancano 300 km, circa 3 settimane di viaggio con questo affare qui. E andrò ad elaborare un Italjet Pack, praticamente è un motorino piccolissimo con il motore del Ciao e che tra l'altro è esposto anche al MoMA di New York. È il museo dell'arte lì, quelle robe potenti che non fanno per me, collezionisti, quelle cose lì. Nel frattempo è uscito grippa, speriamo che non sia vero.